Gara 2 in casa contro l'Ube Civitanova, una partita quella di sabato vinta dalla Sira al tie-break, una grandissima emozione, una grandissima gioia soprattutto per il presidente Sirci. Una grandissima partita, una vittoria che indipendentemente dall'esito della serie di semifinale entra nella storia. La prima volta contro la Lube in trasferta non sarà dimenticata facilmente. La vittoria della Sir Safety che spugna Civitanova resterà indelebile negli anni, non solo per come è stata ottenuta al tie break per 3-2, ma anche per l'avversario che i Black Devils avevano di fronte, una squadra infarcita di campioni in campo ed in panchina. Boban Kovac però è stato bravissimo, preparando alla perfezione la gara, puntando sulla fase di break e mettendo nelle condizioni Atanasevic di esprimere tutte le sue potenzialità in attacco. Domani sera per Evangelisti sarà un'altra battaglia e quello che è stato ottenuto non conterà più niente, perché la Lube è una squadra che può vincere contro qualsiasi avversario ed è per questo che la Sir dovrà ripetersi, anzi andare oltre le proprie possibilità. A fine partita a Civitanova era euforico Gino Sirci, scatenato ai microfoni di pianetavolley.net. Oggi i cori del pubblico sono anche per te. No, beh, sono per Atanasia, io ballo e io ballo un po'. Mamma, mamma, mamma. Allora, sei un grande, sei un grande. Calma, 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 non abbiamo vinto niente, abbiamo vinto solo una partita, una su tre che dobbiamo farne ancora. Passata la sbornia però il numero uno bianco-nero ha passato la notte a smaltire l'effetto adrenalinico, ma già domenica mattina era con il pensiero rivolto alla sfida di domani sera, per questo che attraverso il canale YouTube del club ha voluto lanciare un appello ai tifosi. Mi piacerebbe che tutti quanti saremmo vestiti di bianco, perciò abbiamo messo in vendita delle magliette, metteremo in vendita delle magliette dietro Palo Evangelisti a un prezzo particolarmente vantaggioso. Oppure se uno non vuole comprare una maglietta, magari venisse da casa con una maglietta bianca. In modo che questa bellissima macchia bianca fa ancora più carattere, ancora più forza. Gli spettatori sono molto importanti. È importante che ci sia anche un tifo da stadio. Questo tifo da stadio trascinerà i nostri giocatori, quindi tutti quanti noi, tutti quanti voi sarete protagonisti. Perché? Perché questa squadra che è in crescita ha bisogno di un pubblico anche lui in crescita. Quindi grande, grande tifo da stadio.